Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa Outbellaron. Allora, ragazzi, andiamo avanti con le lavorazioni. Sto occupando della trebbiatura, nel senso sto mandando avanti lì un po' il lavoro. Adesso devo prepararmi la botte per andare a diserbare il terreno che ho seminato nel gameplay precedente. Devo mandare avanti il tempo anche per poter seminare. Tanto qua il sorgo può essere seminato anche a settembre, possiamo andare avanti anche a settembre. Come vedete ho già riattivato i mezzi e devo finire la semina di frumento e orzo, una delle due, insomma non è necessario che io vada a seminare tutto, tutte e due le colture, non è necessario seminarle entrambe. Allora, molto bene, lo possiamo parcheggiare qua, questo sta andando. Volevo solo verificare una cosa qua. Valore pH scarso, esatto. Prima di non è necessario aspettare, posso già iniziare ad andare avanti il tempo. Intanto mi porto avanti il resto della banda, in teoria dovrebbe stare anche bene. Si spera, guarda, non serve neanche che mi occupi, che mi prenda un trattore, che abbiamo già il Massey Ferguson pronto per partire. Basta solo che faccia un po' il pieno. Oltretutto non è questo lo spargi che dovrei utilizzare in teoria. Può essere che ce ne sia un altro, però prima di andare avanti è meglio che facciamo questa lavorazione qua con la luce. Luce fu. Come sempre ragazzi, io prima di continuare con il gameplay vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su del 1.000.000 like, commentate, condividete, giù in descrizione a tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Tagliamo da qualche parte e intanto mi controllo anche The Animal. Sì, c'è anche qua da sistemare la stalla. Ci sono un bel po' di cose da fare, quello sicuramente. Le produzioni, ecco. Cominciamo già male. Si fa sto piccolo lavoretto qua intanto. Ora posso verificare che problema c'è, che problema ci sono. Problemi ci sono. Abbiamo finito il sistema. Qua va bene, manca un po' di farina, manca un po' di lana. Qua il fertilizzante va tutto più che bene. Qua il nostro robot sta procedendo all'alimentazione delle nostre mucche. Aspetto solo di completare l'insilato, ma credo che non ci sarà modo di completare il tutto. Qui io direi di andare avanti. Sarebbe sta trincia qua, ma per il momento non ho la necessità di fare trinciato. Devo passare di mese. Allora mi sistemo un attimo due tre cosette, perché ci sono, c'è qualche, serve pane da qualche parte, serve il tessuto, dal tessuto serve la lana, qua serve il latte, vabbè, in teoria dovrebbe starci tutto con un solo viaggio, spera. Vabbè, tanto mi sistemo ste robette qua, poi vado avanti. Ok ragazzi, ho sistemato un po' di cose. E adesso porto via un po' di latte come ultima soluzione, la soluzione finale, e ci passo, porto sto latte qua al caseificio, così mentre mando avanti anche il tempo mi produce formaggio e burro. Proprio il resto dei terreni è stato sistemato, per cui posso tranquillamente andare avanti senza nessun problema. Quello che dovevo fare, ho fatto, calceviva è sistemata, la mietitura è stata fatta qua, posto attiva, non so quali delle cose potrà darmi più giovamento, del burro o il formaggio. So che il burro serve alla fabbrica delle torte, il burro. Anche il latte serviva, potaità. Male. Il prossimo latte devo tenerlo allora. Il prossimo latte devo portarglielo alla fabbrica.
del pane, devo ricordarmi, perché burro ne ho già in una quantità. Ok, settembre, fatalità, non serve neanche tanto aspettare la trebbiatura perché l'ho terminata, per cui va ben così. Ottimo, qua è arrivata l'erba, ma la trattiamo adesso appena sbuca il sole, eccola qua sul 37. Il resto della compagnia è quasi pronto. Abbiamo l'uva pronta e basta. Vabbè. È arrivato anche questo con la colza, con il sorgo, ben 250 millilitri. Già che ce li ho sul camion, sul cassone, mi conviene approfittarne e sistemare. Con questo devo togliere le uova. A posto, e anche qua siamo tranquilli. A posto. Non ho capito perché. Ecco perché mi dà pallet esauriti, perché naturalmente sono andato a spostare quello sbagliato e quello nuovo che devo spostare. Ma perché? Vabbè. Nel frattempo mettiamo questo al lavoro. Ok. Tirato su anche qualcosa in più. Vabbè, questo è già in panico dopo due giri. Bene. Ci si lavora. A posto. A posto. Adesso chiudo e vado a capire cosa c'è da fare. Allora, se io volessi seminare frumento e orzo, per forza devo farlo assolutamente, e a sto punto questa conviene che stia qui, così mi assiste. Allora, bene, frumento, andiamo a seminarlo là su quel campo là. Si semina frumento. Lavoro, curse play. Dov'è il primo punto? Non è lì. A posto, e qua siamo partiti alla grande anche qua. Ok, allora adesso ho notato che abbiamo le viti e il vigneto pronto per la raccolta. Dobbiamo occuparci anche di quello. Manca tutta l'attrezzatura su sta mappa, ma proprio manca tutto di tutto e di più. A meno che in offerta non sia spuntato, a parte sto bel trattore qua. Però, bello questo. Pendet Vario Cage. Potrei prendere un trattore in più. E che cacchio mi serve magari poi un trattore in più. Allora, devo raccogliermi l'uva. Eccola qua. Per raccogliermi l'uva mi serve questa, la andiamo a noleggiare. Ottimo, eccola qua. E poi vabbè, vengo con un cassone, nel senso vengo con un trattore e il cassone. Allora, eccoci qua con la nostra macchina. Vediamo un attimo se anche qui posso usare il curse play, ma credo proprio di sì. Sul filare genera. No, crea lavoro. Non capisco. Se io ti dico crea lavoro, niente, non gli piace. È proprio partito da là. Vabbè, ok. Perfetto. E qua cominciamo a raccogliere l'uva. Servirà sicuramente un bel cassone. Un bel cassone per l'uvetta, che lo troviamo dove? Questo da 14 ombra. Ci mandiamo un trattore The Class, il Class, dai. Voglio vedere qua come è combinata la situazione. Sarà dura, mi sa che quell'insilato lì lo perdo. Ma mi dà anche che ho sbagliato. Ah no, è l'erba. È quel pezzettino di erba là che dovrò togliere perché mi confonde un po' le idee. Allora, vediamo di capire dov'è lui e in che direzione sta andando. Vabbè, è all'inizio per fortuna.
Qui posso mettermi qua. Sì. Posso mettermi qua, poi lo rimetterò al lavoro tranquillamente. Ottimo. Perfetto. Oh, finalmente. Allora, qual è il filare che manca? Questo. La facciamo? Ma certo. Perfetto. Allora, qua stiamo andando più che bene, ma insomma un po' di disastri me li fa. Comunque va ben così. Allora, dovevo valutare ste mucche, anzi dovevo valutare ste mucche. Devo mettere giù la fabbrica per l'uva. Ah, aspetta, perché qua c'è su sta mappa, secondo me, ed è qua. Eccola qua. Visita. Però io non vengo qua su. 80.000 euro, non vengo fin qua. Non mi interessa, non vado fin là. Troppo. Ah, 80.000 euro spenderli qua o spenderli là, che me frega a me. Io faccio così. La metto qua. Così va bene, che qua può funzionare alla grande. Eccellente. Poi portiamo l'uva lì. Eccola lì, guarda. Ma che bella che è qua. Siamo a posto. Qua abbiamo anche terreno per... volendo possiamo anche creare un po' di terreno qua davanti per migliorare la situazione. Qual è il problema? Che qua adesso sto notando che ormai è piena. E io devo fare avanti e indietro. Ok. Bene, bene, bene. Così si lavora alla grande. Sta andando tutto bene per il momento. L'unica procedura che devo sostituire sono gli animali, però io non ho capito perché questo è ancora pieno. O è buggato, o forse devo andare avanti col tempo, boh. Vabbè, nel frattempo io proseguo, guarda, tanto ho solo questo da fare per il momento. Allora, fa 3, 6, questeria. No, meglio che... meglio che lo fermi, perché non ce la fa. Dovrei fare in modo che fa su e giù e si riempie, su e giù e si riempie. Quale sarebbe una trebiolina un po' moddata di queste. Speriamo che esca qualcosa con una capacità decisamente più confortevole. Perfetto. Abbiamo già 8.000 litri, ma il che non ci fa paura. Sta andando molto bene. Serve paglia, no, serve pieno per le pecorelle. Perfetto, quello che avanzo lo butto in stalla, perché comunque mi serve. Anche se devo dire, sta stalla comunque produce latte, non lo so, questo latte, vabbè, che sembra pochino, però paglia, paglia, sì, serve un po' di paglia. A sto punto conviene alimentare comunque le mucche, perché o butto via l'insilato, perché adesso hanno il pieno, però per il momento andiamo avanti finché ce la possiamo fare. Tanto non è di certo la paglia che mi causa un danno, casomai il fieno e l'insilato, non vorrei perdere. Allora, senza che torni su, mi conviene, tanto poi la seguo, farlo partire da qua e poi la sposto, tanto se non cambia niente. Andare su pieni o andare su vuoti. Ah, questo vuole... 206, ragazzi, mi do 1.300.000. 41.000 litri di uva. Ma questa posso farla. Questa posso farla, secondo me. Allora, dovrebbe contenere diesel questa. Vediamo un attimo se funziona la cosa. Riesco a estrarlo e rimetterlo dentro.
50 milos, perfetto. Lui ne vuole 4-5, va bene, non è un... Questo fermati che non ce la fai. Fatalità l'ultima. Vediamo un attimo se funziona, ma in teoria non dovrebbe darmi noie. L'unica problematica che ho adesso è che ho la cisterna della calce scarica da un bel po' dall'inizio gameplay. Non mi sono più ricordato di caricarla. Perfetto. Questo ha terminato. Qua ci manca ancora un pochino. Qua ci siamo. Perfetto, finiamo. Ti manda Ana. Abbiamo anche la produzione, diciamo, il cassone colmo. E funziona al 23%, eccellente. Ok, scarica. È diverso questo, vabbè. Eccellente. La produzione dovrebbe essere anche partita in teoria. Attiva e attiva, eccellente. Adesso devo solo venire qua con la trebbiolina. Questa mi sa che conveniva comprarla visto che sto facendo un'altra bella missioncina. A meno che, sì, c'è da restituire il debito a sto punto. Eccellente. Allora, proviamo a restituire il debito. Che è un bel po' di debito, eh. Avevamo un bel po' di debito, pagavamo quanto? 4.300 euro all'anno, al mese. Insomma, 43.000 euro all'anno, di più anche. 50 quasi, di più. Vabbè. Bene, restituito pure il debito. Non restiamo in braghe di tela, ma va ben così. Beh, io direi che siamo anche a buon punto. Vorrò fare un capannino qua per questa attrezzatura qua. Intanto la lascio qua. Poi successivamente vedremo cosa fare. Io credo che devo finire questa missione qua e poi posso andare avanti. Anche no, perché non serve che finisca la missione. Finisco di seminare abbastanza... Vabbè che qua è già terminato. Sì, va bene, va bene. Basta, basta. Posso già andare avanti al prossimo mese, a ottobre. Tanto non c'è altro. Anche perché la missione regge. Regge 33 ore, per cui. Questo posso lasciarlo anche qua per il momento. Perfetto, le mucche si sono ristabilite. Le produzioni stanno andando bene. Molto interessante. Questo adesso me lo finisco io. Attimo. Ok, perfetto ragazzi, sono le 10 del mattino. Siamo quasi al punto giusto. Produzioni, no, ho disattivato gli abiti perché non vuole saperne di andare avanti. Per il resto, l'unica cosa che ho recuperato è che i terreni sono pronti. Però purtroppo sto notando che la mod che ho io dei terreni non mi dà scampo. Cioè questo potrebbe andare bene, ma è tanto... A me serviva un terreno piccolino per seminare l'erba, perché non ne ho. E devo cominciare anche a trattare lì. Eh sì, devo iniziare a trattare quel terreno lì che ho appena seminato a frumento. Comunque ragazzi, io credo che tra un po' mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale. Ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video che pubblico. Naturalmente portatemi con un bel pollicione in su. 3 milioni like. Commentate, condividete, giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, vi ringrazio. Però se fate l'iscrizione al canale, mi raccomando, i bravi iscrivetevi al canale, grazie, grazie, grazie. Che succede? Che succede che non funziona? Perché non vai?
È un vai perché c'è erbicida dentro. E adesso va, boh. Fa il pazzo, ogni tanto fa il pazzo qua. Andiamo avanti. La missione, mamma mia, 9 ore, vabbè. Finiamo con gli ultimi litri. Vedo che lo vedo 14, vabbè, anche se li tiro fuori tutti. 16.000 litri. Perfetto. Allora, che ci resta da fare su sta mappa? Nel senso, la prossima volta dobbiamo tirar su le olive e tirar su anche le barbabietole da zucchero. Le sbabbabietole. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Eccolo qua. Qua, vabbè, lui va avanti per la sua. Problemi zero. Qua. Ok. Abbiamo finito? Sì, 1.300.000 raccogli. Perfetto, ragazzi. Forse siamo sulla stessa cifra di quando abbiamo iniziato. Ma può essere. Comunque, ragazzi, io per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio di essere stati qui in mia compagnia. Vi do appuntamento al prossimo. E ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao!